Il 52esimo appuntamento del premio Industria Felix ha fatto tappa a Lecce presso Acaia Golf Club. Tanti gli industriali presenti per valutare i report presentati nel corso della serata e onorare le eccellenze del territorio. Dottore, quali sono i dati eclatanti che rappresentano il premio in questa edizione? Ma sicuramente è un sud in netta ripresa. Noi abbiamo registrato una crescita attorno al 25% dei fatturati di tutte le aziende delle regioni che abbiamo analizzato in questa edizione. Oggi abbiamo realizzato la settima tappa dell'anno. Siamo partiti il 3 marzo scorso da Milano, abbiamo insomma proseguito il tour nelle piazze più importanti d'Italia e le terminiamo qui ad Acaia con le aziende del sud Italia. Quindi direi 86 aziende che si sono contraddistinte per performance gestionale, affidabilità finanziaria e talvolta sostenibilità attraverso delle comunicazioni non finanziarie ispirate ai principi ESG, Environmental, Social Governance, che il nostro comitato scientifico ha ritenuto idoni. Il settore di filiera che è stato quello più rappresentativo per la nostra regione, qual è? Elettromeccanica. È il settore rispetto ai codici Ateco che abbiamo analizzato, che in relazione al ROE, quindi parliamo di return on equity, l'indice di redditività sul patrimonio netto, è il settore che ha fatto registrare più segni positivi.